Siamo nel complesso della cosiddetta Casa Morandi. Casa Morandi deriva dal nome del proprietario che ha resistito per un paio di secoli in questa casa. La casa ha avuto origine da un'idea dei deputati che gestivano il santuario di Saronno per ospitare e dare rifugio a tanti pellegrini che arrivavano da lontano o a piedi o a cavallo o coi carretti e avevano bisogno di riposo, di ristoro, di cibo e di vino. Questa casa è stata concepita in una maniera piuttosto utile per i pellegrini, cioè pensando alle loro necessità. C'era una trattoria con delle camere sopra per ospitare la gente che si fermava da più giorni o che camminava da più giorni. C'era un gran portico con degli alloggi e c'era anche un pozzo, perché normalmente la gente aveva bisogno anche di acqua. Il pozzo si trovava in corrispondenza del secondo e terzo pilastro di questo portico, entrando dal portone verso il santuario, verso il viale santuario, a sinistra lì c'era il pozzo. Sulla destra invece c'era la trattoria. La casa Morandi è stata costruita nel 1588. Nel 1614 viene ampliata e nel 1623 viene pensato anche di fare un frigorifero e hanno copiato in sostanza quello che era chiamata la nevera. La nevera è un titolo, è un termine, non è italiano, è spagnolo, che vuol dire proprio frigorifero. Si adattava bene anche al dialetto saronnese, il dialetto di allora, un contenitore di neve. Quella che abbiamo qui nella vecchia casa Morandi, oppure vecchia osteria dell'Angelo, è profonda 4 metri e mezzo, per un'altezza totale di 8 metri. Il ripiano di lavoro dove c'era il gradino per entrare è 1,5 metri sotto il livello di terra. C'erano due porte naturalmente per evitare che il sole, il caldo entrasse e facesse sciogliere la neve. Funzionava in questo modo. Sotto c'era un drenaggio, cioè dei sassi, delle pietre per permettere di scaricare l'acqua che derivava dalla neve che si scioglieva. Poi mettevano della paglia. La paglia serviva ad isolare la neve dalla terra, normalmente la terra sotto è più calda di sopra, no? È come andare in una tana. Allora per tenere isolato dalla terra mettevano della paglia anche attorno alla parete, poi pigiavano la neve, 60-70 cm di neve, bagnata magari anche perché si pressasse di più, poi uno strato di paglia o di pula di riso, poi altri 60-70 cm e via dicendo fino a raggiungere il livello di appoggio dei cibi. Naturalmente lì venivano posati i formaggi, venivano appesi i salumi, veniva anche messo del vino in fresco. E pensate che tutto questo durava fino al mese di giugno, mese di luglio, quindi dall'inverno, dal pieno inverno fino alla fine quasi dell'estate. Questa casa purtroppo ha avuto dei passaggi di mano che non hanno consentito il suo mantenimento originale. Infatti i Morandi, che ne erano venuti in possesso durante il periodo napoleonico, grazie al fatto dei sequestri che i napoleonici hanno fatto per finanziare la Repubblica Cisalpina, Morandi ne è venuto in possesso e se l'è tenuta fino al 1901, quando muore. Non aveva eredi e lascia il tutto per eredità all'Ospedale Maggiore di Milano. L'Ospedale Maggiore di Milano fa qualche lavoretto di sistemazione e adatta tutti i locali in abitazioni. Queste abitazioni vengono date in affitto ai saronnesi o anche ai non saronnesi che erano bisognosi di alloggi e che avevano poca disponibilità per pagare gli affitti. Tutto questo è andato avanti fino al 1972,
perché nel 1965 il comune di Saronno, pressato un po' dalla soprintendenza delle Belle Arti, da Italia Nostra e da alcuni appassionati saronnesi, il comune di Saronno acquista tutto il complesso, pensa poi di adattarlo a qualche altra esigenza. Pensate che hanno pensato chi voleva trasformarlo in parco. C'era l'ufficio postale che voleva fare la centrale delle poste, o addirittura, demolito il carcere di via San Cristoforo, volevano trasformare questa parte proprio dove siamo adesso in carcere mandamentale. Ma la pressione della gente ha fatto sì che il comune decidesse invece di tralasciare tutti questi progetti e di mantenere almeno in parte la struttura vecchia. E così come la vediamo adesso, dove siamo adesso, la cosiddetta sala Nevera è una sala di riunioni, sopra invece tutto adibito a biblioteca civica, dall'altra parte del cortile invece dove c'erano le stalle, i fienili e via dicendo, è stato adattato a teatro civico, che è uno dei teatri più frequentati d'Italia. Fin qui tutto bene. E purtroppo hanno dovuto sfrattare gli inquilini che c'erano in questa casa, perché arrivavano a 12 famiglie nel 1972, quando hanno chiuso definitivamente la casa ne erano rimaste solo 7. Oltre a questi c'era un ciclista, c'era un elettrauto e naturalmente la trattoria delle poste, che qui era rimasta ed era continuato fino a quell'epoca, perché fino al 1972 risulta che hanno pagato l'affitto. Adesso dobbiamo vedere un po' in particolare la Nevera. Come si facevano le manovre nella Nevera? A quanto pare è una cosa semplice, no? Con un paranchino si faceva salire e scendere attraverso la carrucola e si portavano i cibi sul fondo della Nevera, oppure si riportavano in superficie quando servivano. C'era naturalmente che una scala a pioli per scendere. Questo succedeva verso la fine dell'estate, perché all'inizio d'inverno la Nevera chiaramente era colma di neve e dal pianerottolo si accedeva direttamente sul piano della neve, del ghiaccio, del frigorifero in sostanza. Ecco, quello che serviva all'osteria, alla trattoria per ristorare i pellegrini, naturalmente lo potete vedere anche qui: salami, vino, burro, formaggi e quant'altro potesse deteriorarsi con il caldo, potesse soffrire delle sbalzi di temperatura. Naturalmente la temperatura era quella ideale, no? Non era il gelo proprio.